Mi consenta, direttore, una premessa. Ho accolto di buon grado l'invito che mi è stato rivolto di partecipare a questo incontro per stima che ho nei confronti del professor De Vincenti e dei fondatori del gruppo di fondatori della Fondazione Merita, e anche per la scelta di accendere ulteriormente i riflettori sul Mezzogiorno nel momento in cui viviamo straordinari cambiamenti. Non mi riferisco solo al cambiamento di fase politica, che non è secondario. Qui non siamo in presenza, mi si consenta banalmente, del ritorno del centrodestra che conoscevamo. È un'altra cosa quella che sta producendosi nella dimensione pubblica in Italia. Siamo alla vigilia di un voto europeo che potrebbe cambiare radicalmente una lunga storia europea, quella della collaborazione fra popolari e socialisti, e che potrebbe mettere in discussione, io me lo auguro, molte delle politiche europee. Basti pensare al Green Deal, per come è stato costruito. Io sono il fondatore della Lega Ambiente, ma ritengo il Green Deal una pazzia, un suicidio dell'Europa mediterranea in modo particolare e soprattutto della sua cultura manifatturiera. Siamo in un cambiamento rispetto a ciò che valeva fino all'altro giorno, nel senso che tornano i vincoli. Non so se saranno gli stessi, ma tornano vincoli, probabilmente più pesanti. E quindi, altro che whatever it takes, qui dovremo operare nel contesto di vincoli europei che ci auguriamo più intelligenti, ma di vincoli di mercato che saranno probabilmente particolarmente onerosi. Quindi il tema di come anche guardare agli effetti sul mercato del lavoro, della spesa pubblica, in particolare del PNRR, cioè di questa grande mole di risorse che l'Italia, come è stato ricordato prima, ha voluto tirare in misura superiore ad altri e con modalità anche diverse da altri. Io non posso non guardare la vicina Grecia, con tutti i problemi che ha, ma che ha scelto di utilizzare i suoi 12,7 miliardi a prestito, tutto e solo per un'operazione di leva, per un'operazione cioè di loans. Ha costruito un meccanismo di mobilitazione della società. E ho apprezzato anch'io, come Franco prima diceva, l'appello che ho colto, almeno è la cosa che più ho voluto cogliere nella ottima introduzione di De Vincenti, il riferimento cioè alle leve. In un contesto di vincoli, quanto è importante non solo il debito buono, ma che quella spesa sia un moltiplicatore, sia un grande moltiplicatore, un grande volano, e l'unico modo perché ci sia il volano è che mobiliti la società in tutte le sue espressioni, da quelle profittevoli a quelle non profittevoli, che sappia mobilitare. Se la spesa invece è quella che appare nella filosofia del PNR, che è una filosofia, mi dispiace, statalista, uso una definizione che può prestarsi a critiche facilmente, ma però il PNR è diffusamente il ritorno dello Stato pesante, quasi come una sorta di rivalsa dopo gli anni del controllo della spesa e quindi anche della contrazione di alcune voci fondamentali di essa nel bilancio dello Stato. Ma c'è una sorta di quasi, chi lo ha scritto ha manifestato sentimenti, mi viene da dire, quasi di rivalsa. Fatemi fare un esempio banale che non c'entra con la mia competenza, ma che è abbastanza indicativo. Ha senso finanziare l'acquisto di immobili per le case e gli ospedali di comunità, quando stimiamo di avere 400 ospedali generalisti da riconvertire in cure a bassa intensità e in riabilitazione, o quando abbiamo ancora vuoti i distretti territoriali rispetto alle fondamentali funzioni che sono loro attribuite? O non ha senso forse fare leva,
costringendo i medici di medicina generale a fare gli studi associati di prossimità, a essere essi le strutture spoke di primo impatto sul territorio, con una serie di requisiti obbligatori minimi, andando ben oltre quindi la figura tradizionale di quel medico. Quindi la sussidiarietà, un'idea di sussidiarietà. Mercato del lavoro. E cosa ha senso mettere soldi su un sistema educativo e formativo così com'è? Beh, se guardiamo gli indicatori dei nostri giovani sono terribili, ma non solo per i tassi di inattività, che sono ancora più brutti dei tassi di disoccupazione, perché la disoccupazione indica volontà di lavorare. Ma se prendiamo gli indicatori, e non solo quello di invalsi, gli indicatori cioè di conoscenze, ma se prendiamo anche il PISA, e se poi prendiamo il programma PISA dell'OCSE, e se prendiamo il programma PIAC, quello degli adulti, cioè quelli che sono usciti ieri, peggio ancora, cioè ha senso sostenere e finanziare il sistema di offerta educativa, formativa, di servizi al lavoro, così com'è? O se vogliamo mettere davvero i nostri giovani al centro, come retoricamente diremmo tutti, dobbiamo cercare di avere molta discontinuità. Faccio un esempio sul lavoro. Cosa c'è nel PNRR? Assunzioni nei centri per l'impiego. Ma abbiamo presente la storia del collocamento pubblico italiano? La sua storia, non solo i centri per l'impiego recenti, il collocamento prima, che quando funzionava era un problema. Per lo più non funzionava, ma quando funzionava non era un, non è detto che fosse un valore. E di lì i centri per l'impiego non sono stati la soluzione, non potevano esserlo nella esperienza nostra. Non sarebbe molto più giusto invece scatenare, mobilitare tanti intermediari che in qualche modo, che non sono solo incontro, dedicati all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, che è un concetto vecchio, figlio delle competenze standard, del tempo in cui la produzione era standardizzata, eccetera, ma intermediari che davvero partano molto dalla domanda di lavoro. Prima partano dalla domanda delle imprese, e che poi dalla domanda delle imprese organizzino formazione personalizzata, perché non esiste più la formazione a catalogo. Per carità, basta fare la festa dei formatori, basta immaginare che possiamo fare grandi programmi, dei ghost plan di formazione standard. Noi dobbiamo partire dalla domanda delle imprese, che è una domanda largamente insoddisfatta, tra parentesi, in un contesto di declino demografico dove non mancano le competenze, prima ancora mancano le persone. Cioè cominciamo a avvertire il morso del disastro demografico. E in questo contesto quindi ha senso fare assunzioni ai centri per l'impiego, spendere ancora con il programma GOL? Quanti giovani possono dire di essere trovato inclusione sostenibile nel mercato del lavoro attraverso il programma GOL, tutto costruito sull'offerta di formule standard, di servizi standard? Ecco che allora io penso che nel Mezzogiorno, anche io credo che il Mezzogiorno possa cogliere la sfida. Tra le righe, se Franco diceva prima, sì, il Mezzogiorno qualche volta la tentazione dell'attività sostitutiva dello Stato, data la debolezza della società, è forte, ma dobbiamo resistere a questa tentazione. Lo Stato non sostituisca, moltiplichi invece le energie. E quindi anche a proposito di questi intermediari che sono facitori di mercato del lavoro in senso lato, in senso ampio, abbiamo bisogno di immaginare di mettere in gioco gli stessi operatori pubblici, che non facciano funzioni burocratiche. Sapete cosa gli fanno fare? Si chiama presa in carico, che vuol dire buongiorno, buonasera, come si chiama lei, da dove viene. Bilancio delle competenze, lei cosa ha fatto fino ad ora?
skill gap, come se lo skill gap, usiamo termini italiani, il differenziale di competenze, sia astratto. No, è concreto rispetto a quella impresa che lo può assumere. Non è teorico lo skill gap. Quindi via tutta sta robaccia qua, che fanno naturalmente, se andate nell'agenzia privata, le fanno queste cose, ma le fanno in rapporto a una domanda di lavoro che vogliono soddisfare, soddisfacendo in questo modo quel giovane. E quindi mobilitiamo non solo agenzie, gli stessi centri per l'impiego, che in questo modo possono ritrovare funzione competitivamente, le agenzie private, ma anche il privato, anche le scuole, le università. Quando con Biagi facemmo gli uffici di placement nelle scuole e università, rettore, mi consente, io ho un ricordo terribile dell'incontro con i rettori, io marco i rettori, terribile nel 2001, no, lo so, ma terribile, perché non capivano e interpretarono gli uffici di placement come tirocini. Era invece l'idea per scuole superiori e per università di coprogettare con l'impresa percorsi educativi e formativi tali da essere ponte per l'impresa sostenibile nel mercato del lavoro. Quindi, e poi le parti sociali, la bilateralità. Pensate a mercati del lavoro fragili come quelli dei lavori neoservili. La vigilanza non armata, le pulizie, i pubblici esercizi, tutto quello che poi chiamiamo spesso lavoro povero, perché non perché è pagato poco all'ora, certo spesso è in nero, ci sono le patologie, ma anche perché non è fatto di molte ore molto spesso. Quei mercati del lavoro frammentati, la bilateralità, si metta a fare intermediazione, dove insisto intermediazione è partire dalla domanda di lavoro e organizzare un'offerta attraverso formazione personalizzata che agisca anche sullo stesso sistema educativo. E sulla base di un fondamentale elemento, l'incontro in ogni caso, il ruolo in ogni caso delle imprese. Non possiamo prescindere da questo ruolo fondamentale. Ecco che io penso che molte cose possono cambiare, ma occorre tanta discontinuità e non solo execution di progetti sbagliati.